Bene, amici sportivi e ascoltatori dell'Umbria e di Fuori Regione, un cordiale buonasera ad Antonio Caravella e benvenuti su questa emittente televisiva Rete Sole, canale 11, dove andrà in onda la ventunesima puntata della trasmissione Panorama Xen. Un ringraziamento, come sempre, a coloro che ci sostengono, ai nostri amici sponsor, allo Xen, Comitato Provinciale di Perugia, Giuliano Bagliocchi a Dasi, agenzia Stampa Italia, nella persona del suo direttore Ettore Bertolini. Oggi, questa sera, ci troviamo presso la società sportiva dilettantistica Star Dance Academy di Ponte San Giovanni. Buonasera ad Antonio Varone, Buonasera. che è il titolare della Star Dance Academy, nonché anche istruttore di danze caraibiche. Grazie Antonio per aver organizzato questa serata. Grazie a voi. Allora adesso noi dobbiamo far capire ai nostri amici ascoltatori e telespettatori che cos'è la Stardance Academy. Bene, la Stardance Academy è un'associazione sportiva dilettantistica, è nata nel 2006, eh, dove all'interno dell'associazione ci occupiamo di varie discipline sportive principalmente noi ehm, insegniamo le discipline delle danze caraibiche. Danze caraibiche intese come salsa, baciata, merengue, cha-cha-cha eh, e altre varie discipline che vengono dal, principalmente da, dai Caraibi, da Cuba. Afro, rumba, eh, dove all'interno dell'associazione noi abbiamo anche altre discipline eh, sportive tra cui abbiamo qui i nostri collaboratori, che ci faranno capire quello che eh, proponiamo. Ok, Antonio, eh, ok la passione per il ballo, però io so che la tua passione è nata per un'altra disciplina, il biliardo addirittura. E esatto. come sei passata dal biliardo alla scuola di ballo? Allora, è una storia un pochino, <ride> diciamo così, un pochino contorta. Allora, premetto che eh, fin da quando ero bambino noi andavamo nei villaggi turistici con la mia famiglia in estate, dove c'era un gruppo di animatori e io mi dilettavo ad aiutarli, mi piaceva con l'organizzazione dei tornei, balli di gruppo, insomma anche ehm, fare le serate, il classico cabaret alla sera per, per gli ospiti e mi piaceva già un pochino esibirmi insomma sui balli di gruppo. Quindi, detto ciò, poi la mia passione è sempre stata fin da bambino il biliardo. Tanto che chi giocava con me, un, un carissimo amico, mi disse una volta: Guarda, eh, vorrei andare a fare un corso di ballo e, e se lo potevo accompagnare. All'inizio ero un pochino titubante, poi dopo l'accompagnai e da lì è nata questa passione perché ho visto che comunque sia mi veniva abbastanza semplice, mi piaceva, vedevo che ero in grado e e da lì ho cominciato fondamentalmente. Beh, diciamo, vabbè, comunque l'importante insomma, dal biliardo alla scuola di ballo, sì. il passo è stato grande, però Diverse. la passione è vero Antonio sì, per il passione. ballo, se uno ce l'ha dentro, lo esatto. deve anche esprimere. No? Esatto. Allora, siccome la Stardenza Academy non è solo Antonio Varoni, ma è uno staff è uno completo, staff, dico sì. bene? Sì. Che danno il loro supporto, il loro apporto no? certo. a questa bellissima scuola di ballo. Abbiamo Diletta Multinu, che è istruttrice danze caraibiche della Star Dance Academy, nonché moglie di questo signore qua. Allora, allora Diletta, sì. fa, fammi capire, come hai conosciuto questo soggetto qua? Eh? A scuola, scuola di ballo. Oh, scuola di ballo, tanto per cambiare, Dove, no. mi immaginavo, immaginavo, sei venuta sì. alla scuola di ballo, alla, Star, alla Dance Star Dance Academy... Dance Academy. E poi che è successo? Ballando, provando una delle tante no, discipline, delle sì. danze caraibiche, sì. hai incontrato Antonio e ti sei innamorato di Antonio. O, della, o del ballo. Ero, ballo gi ero, già, ero già innamorata del ballo, poi diciamo eh. che le due cose si sono eh. <ride> unite. Sì. Senti, ti posso sì. chiedere come, come ti è nata questa passione per le danze caraibiche? Allora, sicuramente la musica è quello che sempre ha, in un certo senso, mi ha sempre spinto, no? Ok. E quindi l'allegria la, che trasmette, insomma il coinvolgimento. e Poi io ho sempre sognato appunto di imparare a ballare e quindi dico perché no, non iscriversi ad una scuola di ballo. Sì, un ballerino come Antonio. <ride> ballerino ha come Antonio tantissimo, eh? sì. senti E quale preferisci eh, come, diciamo, come tipo di ballo? Ma, eh, nel settore caraibico eh. sì, la salsa sicuramente è quella che, che mm. più mi piace. È quella sì, che più ti piace. Sì. È quella che ha imparato meglio, insomma. Sì, dai. C'è eh, <ride> sempre da migliorarsi. Eh, cioè, poi, Antonio, durante anche il corso della trasmissione vedremo anche delle esibizioni di salsa, di, è, di reggaeton, se non vado anche di rueda, di casino, che poi spiegheremo sì. che cos'è. Che cos'è. Allora, altra persona importante all'interno dello staff della Stardance Academy è Pamela Sanchez, Istruttrice, ciao, ciao Pamela, <ride> buonasera. Di reggaeton. Sì. Oh, che è sto reggaeton? Un po' vediamo. Eh, il reggaeton per me fa parte proprio di me, della mia vita. E, ed è da sempre un pezzo importante. E, è stato bello quando 12 anni fa, arrivata in Italia, ho scoperto la scuola e mh, altre persone che, come me, avevano questa passione appunto per, per la musica, per il ballo. E Antonio è stato anche un pilastro importante in, questa, in questo mio sviluppo verso, verso la danza, e adesso il reggaeton eh, fa parte anche come disciplina de, della scuola. E mm. La cosa più divertente, appunto, che dico a tutte le mie allieve, e eh, allievi anche. Eh, mm il divertimento è brava. una cosa molto molto importante ed è quello che facciamo qui a scuola, non solo impariamo ma ci divertiamo brava, un sacco. Bravo, <ride> bravo, esatto. Quindi oltre all'imparare il balance per sé c'è anche il divertimento no? che accomuna le due cose. Sì. Tu dove sei nata, scusa? Io sono me. nata in Ecuador, una eh. città dove va sempre caldo, eh. Eh. <ride> e, e dove è, diciamo il ballo più diffuso qual è? Eh. Eh, devo dire reggaeton e salsa, ah, assolutamente, sì sì, sì, ah, ecco, sì, sì. Ecco. reggaeton e salsa, quindi ecco è come se eh, abitassi qui in un pezzettino della mia città perché qui respiriamo la musica, il ballo, la salsa e il reggaeton. quindi è una famiglia anche. Ormai sei diventata italiana a tutti gli effetti, parli <ride> bene. Un eh? pochino, come parlo proprio? Come parla Antonio? Eh? Si, fa, si fa capire? Sì, eh, è brava. Eh, eh? Eh? Tanto. E poi dovrebbe essere anche brava come insegnamento. Eh, no? È meravigliosa. Eh? È brava, eh, il sorriso, vedi? Eh? Brava Pamela, brava. Eh, energica. Ma ci vuole energia, eh, non è il ballo, sì, no Antonio? Sì, sì. Ci tanto, vuole perché c'è cioè quello... E allora, adesso passiamo a un altro componente della Stardance Academy, che è Madalyn Corduneanu, dico bene? Sì, esatto. Correggetemi se sbaglio qualcosa perché stasera ce l'abbiamo no, va, va bene. Tu sei istruttore, sì. lascia perdere il ballo, tu tocco invece un'altra in disciplina. Sì, che io mi occupo di il fitness e il pilates. Esatto. Però due discipline, insomma. Tre Tre discipline. Tre eh. discipline pilates, sì. ginnastica posturale, ah. che fanno parte della ginnastica olistica, per così mm. dire e il Total Body che mm. sarebbe il dimagrimento e la tonificazione. Hai capito che cosa fa Antonio Varoi per risparmiare i soldi? Fa più cose alla <ride> persona, capito Pamela? Hai capito in diretta? È così che si fa. Eh? Allora Maralyn, anche tu come hai conosciuto la Star Dance Academy? Come mai? La Star Quindi. Dance Academy l'ho conosciuta nel lontano 2014, quando mm. io abitavo ancora chiusi in Toscana. Ah. e i miei istruttori di salsa e baciata venivano a prendere lezioni da Antonio di conseguenza mi sono detto tagliamo l'intermediario e vado direttamente alla fonte Hai fatto bene bravo quindi di eh. conseguenza eh. Quindi cominciavo, qua? A far, eh. cominciavo a fare avanti e indietro perché andate eh. indietro andate e ritorno saranno 130 km quasi tutte le sere, uh. il primo anno nel 2015 all'inizio facevo molte, molte discipline eh, poi piano piano tutto. tutte, tutte. tutte. <ride> poi, poi piano piano dice troppe Cominciamo 13 discipline il primo addirittura? Anno, mamma mia e eh, come facevi a, a combinare eh, non lo so ci avevo, avevo forze sì, eh? Eh, anche 23-24 anni quindi era diverso credo. adesso invece vista l'età scherzo è una battuta no. sei fermata a tre discipline sportive eh? Eh, che vuoi, sì. e che vuoi fare tutto fate tu? Mie, e lo fate via eh, eh, vuoi, vuoi, vuoi fare tutto te? no volevo dire eh. Comunque no, veramente. Invece il ballo per te come è? Questa passione non ti è nata o fai anche ballo? Adesso con prole ballo poco. Ah, 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 diciamo, cioè. sempre qui dentro questa struttura ho conosciuto... Ah la mia moglie. Mamma mia ragazzi, eh. quello che vuoi eh. venire alla Stars Dance Academy, capito? Non Capito Gianluca, capito, Mario, capito? No, Francesco? Esatto. Non è sbaglio, Pamela è uguale quindi. Io ragazzi, altro che quel programma dice innamorarsi. Quasi eh, tutti, qui, eh. ecco. quasi tutti. Qui, quasi anche tutti te, abbiamo... ma anche te Pamela no? No, un pochino prima, oh, ma dai, ecco. anche lei, è devo tocca. Devo dire che ma, tu non qui, qui eh. No, no? Eh. Eh. Sì, sì. Vabbè, lo conoscerai, c'è tempo, è vero? E quindi, ok madre, ne hai conosciuto la tua moglie attuale, e eh. poi, dato il Covid, una cosa e un'altra, dopo abbiamo lasciato un pochino di più il ballo e mi sto dedicando soltanto alle mie attività. Alle tue attività. Ecco, solo questo. Bene, bene, <ride> perfetto. E allora, dopo il fitness, il pilates, ginnastica posturale, le danze caraibiche, non poteva non mancare alla Stardance Academy anche la danza del ventre e abbiamo qui benedetta bono buonasera benedetta buonasera tu sei sturtice la danza del ventre guarda verso la telecamera in arte vuoi lì? Scusa, allora, eh. Eh, nura del eh, che eh. vuol dire scusa allora nura significa luminosa bene e adel eh, è il nome di un capostipite di una famiglia egiziana che mi veniva a vedere in un locale di, di riccione e mi ha molto incoraggiato nel uh, danzare la belly dance, la danza del, danza del ventre. E questo perché? Perché appunto questo Adel mi diceva sempre che con la mia danza portavo uh, luce, gioia Bene. e è questo che fa qualsiasi tipo di danza se viene fatta con uh, amore e passione. Bravo Benedetto, ecco. bravo, bravo, perché ci vuole la passione, l'amore per le cose. Senti, danza del ventre, bella, bella, dai, dopo vedremo anche una dimostrazione, no? Sì. Eh, ma è, è, è difficile? come, Come c'è? Cioè, allora, eh, è una danza... Un po' particolare. Eh, tutta il femminile. Certo. E la cosa mh, un po', ah, tra virgolette, eh, spiazzante e difficoltosa è il fatto che eh, non hai il ballerino che ti guida Fai da sola, e quindi, e quindi esatto, da sola. Eh. Eh, devi fare eh, un bel esercizio sulla tua persona e quindi ascoltare molto eh, i tuoi movimenti eh, corporei e trovare il più possibile eh, un equilibrio. Tra le tue emozioni Bravo. e i tuoi appunto movimenti fisici. Per cioè, cui, dic eh. Certo, diciamo che la danza del ventre era quello che ho potuto leggere, correggimi se sbaglio, sì. eh, è originaria Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Paesi sì. Arabi, no? Sì, Giusto? Perché è da lì che ha preso sì. forma, sì. origine, no? Sì. E, e poi si è sviluppata anche in Europa, tutto, no? Sì. Eh, in particolar modo eh, il mio stile eh, è egiziano sì. e praticamente io mi definisco un insegnante di danze orientali perché lavoro anche con la musica eh, balcanica, eh, la danza marocchina, quindi eh, pratico vari stili. La Caligi che è praticata nella zona del Golfo Persico, e quindi anche qui si può approfondire e vedere ecco, vari, vari stili di danza orientale. Diciamo che nei Paesi Arabi questo tipo di disciplina è riconosciuto anche come parte integrante, no? diciamo delle feste, dico sì, bene? Quindi sì, di divertimento sì, e sì, di festa. Sì. Quindi ha come scopo quello principalmente: no? sì. di far divertire. Anche le persone. Ma perché lo certo. fanno esclusivamente? Cioè, la maggior parte le donne e non magari l'uomo. Allora, eh, proprio perché appunto eh, è una danza prettamente femminile, femminile sì. Ah. Però poi ci sono eh, degli stili, per esempio eh, la tennura, che mm. è eh, quella bellissima danza egiziana in cui si gira, si gira con una gonna che sembra un disco volante. Quella, per esempio, è praticata solo. Eh, dai uomini. Ah, ecco, eh, nella zona della Turchia eh, la tennura eh, è avvicinabile alla danza Sufi, mm. che invece ha più un significato mistico. Anche lì abbiamo eh, i ballerini che lavorano sull'ipnosi e sul giro. Però ecco, io personalmente lavoro sulla danza del ventre appunto praticata dalle donne. Bene. Ecco, sì, Beh, sì. Poi dopo vedremo, eh, sì. ci si vedere anche il vestito, no? Sì. Tutto quanto, va bene? Ok, grazie per adesso, Benedetta. stai emozionata, Benedetta, è andata benissimo. Sì. Brava. <ride> brava. Brava, brava <ride> Benedetta. Allora, non ultima, perché meno importante assolutamente, abbiamo Luana Ioni che è collaboratrice delle danze caraibiche della Star Dance Academy. Buonasera Luana. Buonasera. Allora, microfono. Ce l'hai? Bravo. Bravo. Ok, perfetto. Allora, Luana, collaboratrice di chi? Di Antonio? Eh, della Star Dance Academy. Eh, di Antonio. Di Antonio. L'aiuti? L'aiuti nelle, nelle sue attività? Sì. Mm. Come va? Come ti è nata anche te sta passione per le danze caraibiche? <ride> In realtà questa è stata quasi una sfida con me stessa. Anche tu hai trovato il ragazzo, il marito qua, no? No, ah. penso sia. Eh, Sono l'unica che non l'ha mai Ancora no. ancora una se salva. si salva, non so Benedetta adesso, Benedetta non lo so. Non l'hai trovato qua il marito Cicelma, no? No. No, perfetto, <ride> ok. Allora e eh, dicevo come ti è nata questa okay, passione che per, eh. che eh. Eh, entrando in un locale che faceva appunto balli allora, sì, guardiamo le telecamere, C eh, che io sono brutto non guardate me. <ride> <ride> venendo comunque da danza classica sono una ba ex ballerina di danza classica sì. vedevo loro che ballavano, non lui altro gente sì. insomma e mi sono chiesta, ma è possibile che io non so ballare così? allora praticamente esco, la prima eh, diciamo la scritta che ho visto, scuola di ballo di balli caraibici, sì? mi sono andata a, a iscrivere così e così ho cominciato a ballare, a ballare questo genere, sì. Ah, ok, ok. Eh, senti, una cosa che tu in particolar modo, quale disciplina fai? Salsa, baciata, che fai? Salsa, baciata. Salsa e baciata, sì. eh? mm. Che è quella poi più diffusa, no? mi sembra che hai capito, Antonio, sì. all'interno sì, sì, sì. no? <ride> della Star Dance Academy. Sì, Giusto? principalmente noi più. nasciamo come... Eh. Come, co, come scuola di Valli oh, Caraibici, sì. Ok, perfetto. Senti, Anto, una cosa importante. Eh, I corsi. Allora so che partirà a breve, credo nel sì, mese di febbraio, sì. dei nuovi corsi per i principianti. Per Pri, primi passi, Giusto, i sì. ah, principianti primi passi. Sì. Ah. Lo faremo di mercoledì, mm? ogni mercoledì. Eh, cioè la, nu nuovi corsi, scusa, di salsa e baciata? Salsa e baciata, okay, sì, all'interno dello stesso giorno, quindi il mercoledì. Sì. Un'ora e mezza di corso settimanale per sì. chi eh, volesse cominciare a ballare, chi si vuole muovere, appunto fare i primi passi, eh, li portiamo avanti fino in estate. Okay. Senti, quindi sono corsi, corsi anche per bambini, per ragazzi e No, adulti? noi questa prevalentemente è una scuola di eh, danze per adulti. Per adulti. Allora, questa scuola è, è pre prevalentemente una scuola di ballo per adulti, mentre per quanto riguarda il settore giovanile, eh, oggi non è potuta essere qui con noi eh, l'istruttrice, eh, abbiamo un'altra Chiara un altro, Bellezza, bellezza okay. un'altra collaboratrice della nostra scuola. Eh, con eh, il settore appunto di ginnastica ritmica per le bambine la scuola di Chiara è la SD Fontivegge Grifus eh, collabora con noi ormai da 3-4 anni eh, dove le bambine di tutte le età vengono a fare appunto ginnastica ritmica quindi la salutiamo perché non è potuta essere qui con noi bene allora tu sai Antonio che come tutte le cose l'importanza ce l'hanno le recensioni, cara Diletta, cioè quelle persone che vengono, frequentano la palestra, certo. in questo caso diciamo la Stardance Academy e vediamo che cosa dicono della Stardance Academy, Io vediamo. sono <ride> andato un attimino alla ricerca, eh. sì. sono un po' cattivello, ma, eh, sì. eh. No, ma sì. allora. Vai, siamo pronti. Allora. Qualcuno dice che Stardance Academy è sicuramente una delle migliori scuole di danza della zona. Ho avuto il piacere di frequentare diversi corsi presso questa accademia e non cambierei. Quindi questa è bella. Va bene? Sì. Una delle migliori scuole, qualcun altro dice, una delle migliori scuole di ballo latino dell'Umbria addirittura. Orari abbastanza flessibili, possibilità di ricevere lezioni individuali e private. Esatto. Beh, qualcun altro dice: scuola di ballo ottima, insegnante super qualificanti in tutti i settori del ballo, dal fitness è la migliore della zona e non solo. Bella anche questa. Quelle, quelle brutte... Quanto avete pagato per fare... Ecco. quanto avete pagato per fare queste recensioni? Non ho letto chi l'ha ha fatte, ma... No, no, bravo, bravo. scherzo, no, no, no. Sono veritiere. Quelle eh, brutte non le prende. No, no, no. Ma aspetta, aspetta. Poi qualcuno dice il top, Varone è The Best. Hai capito? Te? Questa è un pochino, sì, sì, ma questa si vede... Questa è comprata proprio, dai. Eh, Poi qualcuno dice... Scherzo. bravi ragazzi. Eh, già, questo mi piace anche. Non ho trovato. Ermetica non, ma... Eh, sempre, eh? ma autentica. Che dà il autentica. significato, vero diretta? Eh? Sì, che dà sì, il sì. significato. Non sì. ho trovato, onestamente, devo essere sincero: se no, anche se servirebbero anche le recensioni negative sì, per, per, per migliorare, dico bene. Per eh? sì. Però il fatto che qui trovano divertimento, professionalità, passione, e questo è importante, direi, no? Per te, per il tuo staff, cioè, ma soprattutto. Di fare il di... Ma soprattutto anche per chi le frequenta, no? Sì. E poi il sorriso, no? Io come sono entrata la fa familiarità, eh, Antonio, sì. questo è importante. Eh? Vedi Diletta che bel sorriso, eh? Eh già. Eh, hai visto? T'ha colpito il... Oltre... No, subito. perché che è brava, è brava, eh? Mira solo subito, a ballare. Subito, subito. Eh? brava in tutto. In, in tutto. tutto, eh? Sì, sì. Ascolta Diletta, tanto non ci sente, ma un difetto sì. di Antonio quale può essere? Sì. Zitto. Ma nella vita di coppia oppure? <ride> nella vita di coppia, è eh certo. Parliamo del ballo. <ride> del ballo. <ride> non si esprime, non si esprime Antonio, eh? non dice niente. È un maestro eh? che, che pretende molto. Okay. professionalmente, molto pre certo. Sì, sì, certo. Sì, 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 eh. sì, ci tiene che diciamo gli allievi riescano ad avere tutti più o meno un, uno stesso livello, ecco poi ognuno con i suoi tempi, però certo, assolutamente certo. attento. Pamela, pregi e difetti del maestro che chiamo io... Antonio. Concordo con Diletta. Eh, cioè, vale, <ride> se no, <ride> ti eh, è... concordi, sì, sono di licenza, licenzi, <ride> no, te mando no, via. Concordo <ride> con Diletta, devo dire che eh. è un pregio e un difetto allo stesso tempo. Sì, 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 assolutamente. Eh. Quindi, eh, quindi, eh. E, e nella vita profonda, nel ballo che cosa vedi in Antonio? La passione sua per come anche insegna, l'insegnamento... È uno che pretende? Guarda, eh. devo dire che cioè, non è perché faccio parte di questa fa famiglia, mm. ma per me da vera cioè, veramente lui è il migliore. Cioè, a ballare tutto, eh, mm. non, non solo salsa, devi vederlo ballare anche il reggaeton, devo dire. Sì, eh? Ah, sì. Fa sì, tutto, sì, insomma. Fa tutto, eh? sì, sì. Salsa, baciata, reggaeton. Fa eh? tutto, fa Vabbè, tutto. Vabbè, ma poi abbiamo le immagini. Eh? Poi vediamo se effettivamente è come dici te. Eh? Assolutamente. Eh, eh. Maddalena, invece? Una, io dico che è una brava e buona persona. Ok, eh. insegna, cioè praticamente... Assolutamente, eh. assolutamente. E anche a voi vi dà dei consigli. E come si dice eh. nel gergo, molto pitocchino. Ecco. Sì, eh? Pretende. <ride> sì, sì, molto, eh, pretende molto, però molto. dal pretendere vengono fuori anche le cose, la I perfezione. Risultati. I risultati. I risultati, esatto. è che fai, Anton scusa, che insegni ballo? Eh, dal 2005. Dal 2005? Dal 2005, e poi c'ho anche una storia da raccontare. Eh, ma tanti abbiamo tempo, aspetta, adesso, oh no. eh, te le bruciate tutte adesso le no, cose. no, no ma io ce se no volevo dire, no? Eh. Quando vuoi tu, allora adesso diamo la linea alla regia, perché poi, nel momento in cui rientriamo dalla regia, okay, parleremo anche del karate o karate. <ride> poi questo ce lo dirà l'istruttore. E faremo vedere anche. Se sei d'accordo Antonio? Ma okay. senza d'accordo è uguale, andiamo avanti così. Perfetto. Scherzo, perfetto. <ride> perfetto. <ride> L'abbiamo concordata insieme sì, sì. una dimostrazione sì. di karate, va bene? Allora, spazio alla regia per un brevissimo spazio pubblicitario. Benvenuti nel mondo di UniWeb Campus, la rete all'avanguardia delle università digitali. Nel cuore di Bastia ti aspetta la nuova sede, uno spazio moderno dove l'apprendimento prende vita i nostri tutor esperti saranno al tuo fianco. Nel campus di Bastia, sede esami di tre prestigiosi atenei digitali, Unipegasoni, Unimercatorum Mercatorum e Uni San Raffaele, insieme alla Coding Factory Aulab, troverai una gamma completa di opportunità formative. Con ben 72 corsi di laurea, oltre 100 master, un supporto costante verso il traguardo del successo, la tua laurea, UniWeb Campus e il trampolino verso il futuro che meriti. Iscriviti oggi e rendi in realtà il tuo sogno accademico. Eccoci rientrati in diretta e adesso dopo aver parlato delle varie discipline sportive eh, ne aggiungiamo un'altra che il karate l'avevamo già preannunciato prima della pubblicità e abbiamo con noi Andrea Papi, istruttore di karate o karate, dimmi te Andrea. Buonasera. Karate. Karate, karate. karate perfetto, sì, perfetto. Sì. della Star Dance Academy. Allora Andrea, parliamo di questa disciplina sportiva che viene svolta all'interno della Star Dance Academy. Sì, noi siamo ospiti da molti anni qui alla Stardance, ci troviamo bene e continuiamo a venire qui naturalmente. Questa disciplina sportiva è, non è una disciplina sportiva, è un'arte marziale per e propria e quindi un'arte marziale, un karate autentico, non competitivo e originale. Viene direttamente dalla scuola di Okinawa fino a qui e Attraverso una successione regolare di maestri eh, sono arrivati fino a me e io sto qui ad insegnare questa cosa. Da quanti anni è che fai questo tipo di. Sono di... istruttore dal 2000. Cintura nera. Cintura nera, eh. altrimenti non potrei fare l'istruttore. Eh. Poi, dal 2000 sono diventato istruttore, faccio questa attività. Eh, non professionista, non da professionista, però insomma quasi a tempo pieno. Mm. E, mm, e poi gli esami, gli esami di Dan oltre al conseguimento della cintura nera, sono stati esami di danno regolari fino, fino all'anno scorso. E a che danno sei tu, scusa? Nel karate quinto. Quinto. Eh ben, non poco eh. Cominciamo, ne, cominciamo ne, manca, a ne manca ancora uno, eh? Vabbè, ho capito. Piano piano ci arriverà, se in realtà il al quinto arriveremo al sesto, no? Sì, allora, sì. Piano sì, piano sì. volevo dire. No? Senti, ma questo è, è, è il classico vestito, diciamo, no? Questo è il ah. Karategi, chiamato Karategi, vestito Perfetto. del Karate. Sì. E, scusa, e questo invece che cos'è? Oh, Sera, facciamo un quadrato in un attimo, Benissimo. se sposti in un attimo. Grazie, vedi quanto sono curioso, Andrea. Vedi come no, si è no, messo no, subito molto bello tirato, eh Antonio sì, sì. Questo è lo stemma della nostra scuola. Bene. È registrato nel 1954 dal maestro Segishi Toguchi la scuola nostra si chiama Shoreikan Shoreikan significa adesso sembra, sembra strano ma scuola della cortesia e delle buone maniere viene da chiedersi cosa c'entra con il karate la cortesia e le buone maniere mi è bruciato la domanda Put <ride> <ride> purtroppo c'entra tutto ok eh, chi pratica un'arte marziale, chi pratica la nostra arte marziale, che è appunto, ripeto, autentica e originale, pratica tecniche um, mortali anche. Quindi per cui allenare una persona a questa cosa, senza che, sia, che senza questa persona sia educata, cortese, capace di aiutare tutti, disponibile, significa allenare un killer. Questo è profondamente sbagliato, no? cozza molto con la filosofia della scuola. Bravo. Ottimo, Quindi, bravo. E questo è lo stem. Grazie Andrea, grazie Prego. per il momento. Poi assisteremo alla tua esibizione. Benedetta, allora. Vogliamo dire, qualcosa, vogliamo dire qualcosa su Antonio? Ma bella, buona o cattiva? Buona. E eh, te pareva? Eh, vabbè, <ride> vabbè, dai. Vi <Mi> siete messi d'accordo, <ride> dai, vabbè. Dai. Allora, no. io quello <ride> che aggiungerei di Antonio, che è, è stato preziosissimo per mm. me nel periodo Covid, perché certo. purtroppo il settore della danza e dello sport è stato molto penalizzato e... Non so, vuoi, perché il governo non sapeva come gestire questo virus sconosciuto, non so precisamente eh, il perché, però ci hanno fatto interrompere eh, i corsi e io dico la verità, mi ero un pochettino scoraggiata, ho avuto eh, dei momenti in cui avrei voluto mollare tutto. E invece lui comunque c è stato vicino, sì, è stato vicino, è eh, vicino eh. mi ha dato la possibilità di attivare i corsi anche qui nella sua sede di Ponte San Giovanni e anch'io sono ospite perché eh, ho l'associazione eh, Babnur e ecco lo devo ringraziare perché eh, la mia disciplina è rifiorita e ora ho assolutamente un bel gruppo, ecco, Grazie. e penso che certo. sia così anche per certo. gli altri istruttori. Per certo, cui, ecco. ha, eh, ha tirato fuori Antonio Benedetta, un argomento delicato ma giustamente interessante, che ha avuto il suo impatto sì. sulle varie discipline, strutture sportive, città sportive, chiaramente il Covid ha penalizzato, no? Sì. Perché eravate abituati magari no, a fare scuola di ballo in gruppo con gente, eh? chiaramente il Covid ha comportato delle limitazioni delle chiusure. Sì. E eh. come l'avete affrontato questo, Stando questo momento? Eh. È stato difficile, eh. non abbiamo potuto fare granché, però ci sono stati dei periodi che non mi ricordo bene, i primi tre mesi a, a, ci hanno fatto chiudere, poi ci hanno dato lo spazio per poter ricominciare all'aperto quando era che si poteva stare all'aperto, quindi in qualche maniera abbiamo ricominciato a fare qualche corsetto fuori, poi dopo ci hanno fatto richiudere un'altra volta, e, insomma è stato, penso che non solo per la nostra associazione, ma come per tutte le associazioni, un periodo un pochino buio, diciamo certo. buio, duro, sì, duro. Eh, duro. Per, certo. Fortunatamente siamo una scuola di ballo che stiamo da 18 anni nel sul territorio, quindi abbiamo le spalle abbastanza larghe, certo. siamo stati bravi anche prima, quindi siamo riusciti comunque sia a sopportare questo periodo. Certo. Senti, la tua diciamo associazione, no? è questa, la Star del Academy, quanti pratica, quanti iscritti conta? Io parlo come ballo, mi fermo lì perché dopo certo, ci sono anche le altre discipline sportive, ma. Mm, siamo. adesso precisamente non te lo so dire, ehm. però... Diciamo che l'inizio anno è diverso da, da metà anno, è diverso mm. da fine anno, perché magari le persone all'inizio anno si iscrivono, poi dopo magari fanno due o tre mesi, chi abbandona, chi si riscrive, però viaggiamo diciamo intorno alle 150, ah, ma non ah. sempre, sempre eh, costanti, insomma. Ecco, salgono, scendono, però la media più o meno è questa. Abbiamo avuto dei periodi di anche 40 persone, perché... Eh, Appunto, diciamo subito dopo il Covid, la gente per ricominciare. Cioè, chiaro, come tutte le cose. No, regola, piano so, piano. Così, insomma, eh. però eh, diciamo che. Avete retto bene l'urto. Dai, abbiamo retto un po' sì. sì. Diretta, ma l'importanza è anche organizzare degli eventi coinvolgere la gente, sì. dico bene? Certo. E ho visto, io mi diverto ogni <ride> di andare su Facebook, questo signorino qua mi organizza, non so se puoi anche merito tuo, che gli dai una mano, un contributo, eh? no, andate Beh, sì, di qua, andate anche. di là, non posso fare i nomi per pubblicità, ma certo. io, io ho visto. Com'è, è vero? Cioè, questo è eh. un bellissimo mondo che comunque eh. ti porta eh, ovviamente anche sempre a a studiare, quindi, con l'occasione appunto nel settore del caraibico ci sono tanti congressi ai quali si partecipa, per noi è un'occasione di conoscenza, di, di studio e anche di divertimento, soprattutto. Sì. certo, certo, sì. anche perché coinvolgere, <ride> fare events coinvolge anche sì. persone sia vecchie che nuove. Sì, no? è importa assolutamente eh. è importante anche poi, appunto, praticare ehm, oltre a quello che è l'allenamento a scuola anche all'esterno. Quindi Bravo. appunto nelle serate, certo. nelle cose che si organizzano, sì. Certo, sì. Certo. andare a ballare proprio. Molte, molte volte, eh, quando non si può andare, facciamo venire gli ospiti eh certo, internazionali. Sì. Se la qui, montagna qui, non vada mai. Ma fatto per far studiare no. i nostri allievi sì, con ballerini professionisti, cavolo eh, eh. Sì, ad alto livello. Sì. Mettiamo a eh certo. disposizione sempre tutta la struttura, appunto con, concordandoci sì. con uh, altri ballerini professionisti, e qui abbiamo l'occasione di studiare di migliorare tutti, sì. Faccio una domanda che può interessare un po' tutti, ma per imparare bene, a parte l'Anza del vento, che poi quello ne parleremo con Benedetta, ma salsa e baciata, quanto tempo ci vuole? Questa è una domandona, c'è chi... A secondo la persona, a secondo mm. eh. eh, c'è chi impara molto velocemente, c'è chi invece ha bisogno un pochino più di tempo. Di più lezioni, Però più, eh. mh, per divertirsi e cominciare a ballare da soli, mm. eh, diciamo che un annetto per quanto riguarda la salsa mm. da soli eh, mm. ci vuole. Mentre la baciata è leggermente più semplice, quindi mm. anche dopo le prime lezioni, i primi passi base, tutti i ballerini. Tutti i principianti. Oh, e questo mi porta a farvi un'altra domanda: sì. ma quindi è meglio fare dei corsi individuali o è meglio sempre in coppia? In gruppo, in gruppo scusa. Sì. Allora, diciamo che io consiglio sempre di farli tutti e due. Ok? okay? E il corso di gruppo ti dà la conoscenza di altre persone, quando si va a ballare nei locali già conosci, è più familiare, quindi la gente si butta di più nel, mm. nel praticare. Invece, se, se viene associata anche a lezioni individuali, è logico che dopo si migliora la tecnica, si migliora eh, l'istinto, si migliora la musicalità. Eh, poi su una lezione privata, eh, diciamo che sei a tu per tu con il maestro. Certo. Quindi un, un conto è quando c'è una lezione di 30 persone che eh, devi spiegare a tutti quanti, un conto quando siete tu e il maestro che approcciata alla disciplina quindi Chiaro, eh, eh, cioè, eh, no. i, gli errori si correggono meglio, so. meglio invece Pamela per il reggaeton eh, io che devo fare per fare reggaeton? Eh, che devo fare? Ci Ti devi tanto? divertire e basta, no? Oh, cioè, non è che è impegnativo, no? No, beh, posso, allora, no eh. non è impegnativo. In eh. realtà è un'altra eh. un disciplina, appunto. Mm. È molto, più se molto semplice, devo sì. dire. Mm. E, dobbiamo, diciamo, essere un pochino più sciolti di corpo sì. per poter farlo, sì. E, e lasciare, eh, sì, eh, bravo. Prima, esatto, prima passano da Antonio dicevamo. e da Diletta e, e, e da Luane, poi vengono, vengono da te, no? Magari. Esatto, esatto. Eh così no, no, sempre... se uno ne può più e lo fate morire sul coso. No, perché... no, 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 non no. no, lo so perché sono anche balli, balli no, che impegnativi nel senso. No, non sono impegnativi. Eh. Diciamo no? che come tutte, tutte le discipline ci vuole eh. appunto un po' di eh, impegno per, per sé, appunto, eh. ci si può, se vuole imparare a farlo. Ecco tutto mm. qua. E il divertimento, come ti dicevo, è, è una chiave proprio. È, è principale per poter, per poter farlo e devo dire che eh, le mie allievi, i miei allievi eh, imparano sin dalla prima lezione perché mm. alla fine si divertono da quando entrano per quella porta, da quella porta e Beh, certo. penso che sia questo sì. mm. Senti, ma i, i corsi che hai te di reggaeton sì. quanto durano? E lo facciamo una volta a settimana una volta? In, esatto, mm. una volta a settimana adesso e abbiamo l'orario un'ora? Un un'ora, sì un esattamente eh? un'ora, sì ok ma c'è un par particolare sì. abbigliamento per il reggaeton? o oh no, non esiste? no, in realtà no come per esempio no. per la danza del ventre <ride> che poi Benedetta no, ci farà vedere eh. No, no, in realtà poi le ragazze e i ragazzi vengono con la tuta, i scarpe quindi. sportivi, esatto, mm. sì, normalissimi, sì, sì. pronti per sudare però. Ah, e è te pareva, sì. eh, capirai, <ride> eh che beh, e che si a passa l'aria. Allora, al nostro regista, al nostro cameraman, faremo fare una salsa, alla baciata, un reggaeton. Tu sì. come li vedi, sì. insomma? <ride> non lo so, non lo so, non lo so, eh? forse più la... Se ne intendeva il nostro registro Gianluca di Nisanza, sì, ti sì, 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 chiedeva di i movimenti, le cose, sì, guarda sì, che sì. se fa così, vedremo, vedremo. vedremo. Luana, allora, tu prima della trasmissione ti sei fatta la bella brasiliana calabrese offerta da, da Antonio, eh? è vero o no? Eh? Ti ha, ha messo in forma? Mi ha gasato tantissimo. Ti ha gasato, eh, ci credo. Senti, sì. <ride> senti ma ti faccio una domanda, guarda. Ma perché dovresti consigliare a qualcuno di frequentare la Star Dance Academy. Dov'è la differenza rispetto magari ad altre scuole di ballo? In che cosa si differenzia? Eh, si può dire. È difficile? Con... No, <ride> no. Adverte, anche per... no, potete rispondere ma tutti. Prima eh? di essere un bravo ballerino, lo è un bravo cioè, maestro. Ah. Come insegna lui, credetemi. Okay. <ride> cioè, anche il più impedito riesce a ballare con lui. Sì. <ride> Posso dare un di questa cosa va ecco. okay, bene la sera chiacchierona guarda panna, ti sì. dico sai perché no no perché mio te. marito <ride> tutti quanti <ride> conoscete e che è e conosciuto avete... qui sì sì, un pochino prima però diciamo che Ma, vabbè, tutto il rapporto... vabbè qui l'hai consolidato qui dentro Esatto, oh, bravissimo. Eh, 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 lui eh. era un tronchetto, no eh. è vero? Ah, sì? no, no. <ride> no 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 cioè, cioè, ho capito. no 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 che, teso, che eh, Diciamo che c'era meno portato. Meno portato. Sì, portato. Sì, Poi tu piano piano, sì, invece dai, lui per è successo è è è a farlo sbocciare nel ballo, ecco, per non dire... Non ci sei riuscita a te eh, ci sei riuscita ancora. Hai capito? E va bene. Quindi dicevi, scusa Luana, per questo, perché qui trovi sicuramente professionalità, dico, bene? Questo no, mi sì, sembra... Sì. sì, ho avuto modo Vai. di vedere altri maestri, altre scuole, come insegna lui, mm, non ce ne sono. Mm. <ride> Parola. Vai, le pagate sì, bene. 10 pagate bene. Sì, bene. Sì. Dieci, eh, dieci euro dire. una buona tu già bene. Le pagate 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 bene. È fondamentale, è fondamentale, è fondamentale bravo, venire bravo. qui appunto e prima di tutto divertirsi, sì, mm. e trovare familiarità, e, m, nuove conoscenze, nuove amicizie, nuovi Brava. amori, perché no? Eh dai, sono sbocciati tanti, sono sbocciati tanti. tanti. Eh, non so se è un bene o un male, dipende, no. in questa ma caso beh, è sicuramente. un bene, ma è... sentire anche qualcuno che invece, no? Sì. Il ballo scoppiano. avvicina, no? Esatto. Quindi Brava, essendo esatto. un ballo di coppia, sì. Mm. Quindi, per fare ballo, ci vuole innanzitutto che tu la musica la devi sentire dentro, Dico bene? Sicuramente. Antonio, è così? Beh. Sì, Beh. sì, Beh. sì la devi, ti deve piacere, poi Il dopo eh. magari qualcuno non la sente dentro e cominciando, vedendo eh. che eh, comunque gli viene bene, eh, poi magari se la fa entrare la musica. Certo. certo. Di forza. Quindi, passione significa coinvolgimento. Coinvolgimento e divertimento, e perché divertimento. Di, come dicevo prima, essendo una scuola prettamente per adulti. Sì. Serale. adulti e serale però adulti intendiamo dai 18 in su sì. eh, la gente comunque sappiamo che tutto il giorno lavora si stressa eh, ha tanti pensieri quando viene qua si deve liberare sì, quindi è vero, io, che, okay. sì, è vero che eh, siamo abbastanza diciamo così puntiosi nell'insegnamento e ci teniamo che la gente impari eh, però lo mischiamo anche con eh, il divertimento perché deve essere rilassante, perché se non, sei, se non ti diverti, se non ti rilassi quando entri qua dentro non si impara. Certo, corretto. Senti, ma eh, la differenza diretta o anche tra la salsa e la baciata. Sono due balli completamente diversi. Diversi. Sono e tu cos'è che non me ne intendo, quindi tu me devi far capire, dopo magari le faremo vedere no? qualche passo di salsa che di baciata. Esatto. Quindi c'è ma c'è grande differenza tra le... Sono le due, due balli completamente diversi, okay. sono sempre del settore caraibico. Sì. E diciamo che la baciata è nata a Santo Domingo, okay. mentre la salsa è cubana. Sì. E la baciata è un lento, è un lento domenicano. <ride> mm. Si balla vicino, non si fanno grandi evoluzioni. Mm. Eh, se ci si gode la musica insieme alla propria compagna, moglie, okay. anche estraneo, certo, cioè, no, nel senso, certo. eh, comunque ha un certo filone di romanticismo, diciamo mm. così. Mm. E eh, anche se poi ci stanno evoluzioni, bisogna dirlo perché comunque il ballo è sempre un'evoluzione, dopo sono nate altri stili, parliamo. Siamo passati nel 2010 dal baciatango, una fusione tra baciata e tango, adesso eh. c'è la baciata sensual, dove sì. noi abbiamo anche un corso di baciata sensual per donne, per, eh, femminile. Per femminile, uomini. Solo lei. Dove sono eh, movimenti... sensuali eh. in baciata e eh. eh, dove lì magari ci si muove di più, eh. si usano delle onde. si... Okay. Eh, diciamo che è un pochino più movimentata con più confronto la baciata classica esatto okay. mentre la salsa nasce a Cuba la salsa è vita, divertimento e ritmi latini quando uno pensa ai ritmi latini pensa al movimento di spalle, di bacino eh, di energia ecco, diciamo mm. così, di energia quindi mm, è divertente molto. Sì. Certo, quindi diciamo la baciata è più sensuale rispetto tua, allora, sono so dell'opinione che la salsa fatta bene sia la, il ballo più sensuale. Più sensuale, sì. romantico. Okay. Eh, romantico può essere, okay. sì, sì, anche, sì, anche così, romantico. Certo. Sì. Non guasta mai un po' <ride> <ride> di romanticismo. Ricomagiletta, no? Sì. Esatto. Eh, può essere passionale, fatta bene, non è solamente muoversi, girare, ma è anche condividere, guardarsi, interagire, intesa. Int brava. intendersi, esatto. Intesa, intesa, la baciata, brava. essendo già un lento di per sé, richiama più il il rapporto di coppia, l'intimità eh, viene da solo, insomma. Cioè, ma vi è mai successo sulle varie eh, discipline che fa salsa baciata, no? dove vengono gente adulti o chi che sia, di trovare delle coppie che non sono in sintonia, quindi... Sì. Eh, giusto? E che, che succede? Direi, cioè a scoppiarli... Li scoppiamo. E eh, sì. eh, magari mettere quello, quello più bravo con quella no, meno bravo o sì, sì. viceversa, no? Eh, sì, sì, sì. Succede sì. questo. Sì, quindi sì, siete attenti anche a valutare queste cose qua, perché se sì, io posso neanche imparare, se però dall'altra parte ho. Non so, la, la persona... Il partner che, no, che, non, è, sì, Dico, sì, che non è di aiuto, sì, infatti eh. la lezione è proprio strutturata così, eh. ci sono dei cambi durante, ah, ecco, durante sì, l'allenamento, quindi tutti hanno modo di, di ballare con tutti, questo vedi. fa sì che sia anche più facile riuscire a capire no? il comando perché poi è l'uomo che, che in questo ballo sì. certo. <ride> decide non, non cosa vengono, fare non vengono in coppia, in coppia. fondamentalmente ah. esatto. non è si che, formano di... qui insomma diciamo eh? che vengono, Chi viene in coppia anche. Chi anche si viene. formano qui, si conoscono qui eh Pamela, ridi Pamela parlo, è Pamela. È vero, eh. di, co parlo di coppia a ballare sì bene. sì ho capito, è certo, di chiaro, di chiaro, di chiaro, chiaro, chiaro chiaro però vengono anche da soli per imparare a ballare e noi facciamo girare un po' tutti così tutti ballano con tutti non si formano proprio le coppie quelle coppie fisse. fisse. Bravo, esatto, esatto. Esatto, esatto, okay. Bene, eh, Benedetta, invece per la danza è molto più semplice. Non, non allora, oppure ehm... no? Esistono delle particolarità. La particolarità della danza del ventre è che eh, unisce le donne un po' di tutte le età. Mm. E quindi nei nostri corsi abbiamo dalla ragazzina di 14 anni fino alla donna mm. di 70 anni, 75. Mm. Eh, è logico che poi vengono presi dei percorsi diversi, magari la ragazza vuole vuol praticare più eh, il percorso degli spettacoli, la donna un po' più matura viene più per passare un momento eh, in compagnia e muoversi appunto con dei movimenti dolci, sinuosi. Però ecco, la cosa bella è che crea eh, complicità e amicizia tra eh, donne di tutte le età e quindi la giovane trova nella più matura eh, una consigliera di vita la donna più matura che magari eh, samoscerebbe un attimo. Eh, <ride> hai ragione, ecco, brava, eh, hai Trova da, dalla ragazza più giovane lo stimolo a, a fare e quindi ecco c'è una bella sinergia. Bravo, Senti, Veneta, ecco. ma quali sono i benefici della danza del ventre? Allora, eh, sicuramente eh, il portamento prima di tutto, sì. perché aiuta eh, la donna a, ad avere eh, una postura molto più aggraziata e fa molto bene a, sì. alla colonna vertebrale mm. eh, alla muscolatura pelvica e quindi ecco, porta appunto eh, le persone che la praticano a sentire di più se stesse, insomma. Io ho detto ecco. che la danza del ventre rappresenta esprime anche, se sei d'accordo, femminilità, vitalità e sensualità. Sì. Certo. Ho certo. studiato? Ah, sì, vabbè, sì. Eh, ho studiato. <ride> allora, io, eh? bravissimo, eh, preparato. Un'altra cosa eh. Eh, su cui mi trovo molto vicina mm? ad Antonio è che eh, nei nostri corsi. Non c'è solo un lavoro eh, motorio, ma si lavora anche molto con lo studio della lo musica studio. e dei ritmi. Beh. Eh, sicuramente se una persona riesce a sentire meglio eh, il, il suono, del, dei ritmi che servono per poter praticare la danza è, è logico che certo. eh, si muove anche meglio certo. per cui eh, su questo lo facciamo anche proprio dei lavori eh, tipicamente musicali tipicamente, okay, sì. perfetto, perfetto grazie Grazie Benedetta. Allora, Antonio, eh, diletta, guarda come si tengono per mano. Dove andate? <ride> noi stiamo qua. Mica scappiamo, scappate no. Avete inquadrato queste due mani, E va bene. Allora, romanticismo, no. Romanticismo. Eh, è romanticismo eh, senza passione. No, già no, siete entrati già, nel, già clima, nel clima no, della clima della che è questo, eh, è vero è no? Questa. È passione coinvolgimento, <ride> è vero, sì. diletta. I benefici invece della salsa e della baciata Tanti Tanti, tantissimi, mm. tantissimi, mm. Mm. e tra dire, prego, tu, ma No, so. alcuni, quelli più importanti. Alcuni tu, dai. Esatto. Allora, <ride> eh, intanto, come tutti, diciamo, gli sport, quando sì. fai movimento e eh, sì. dopo sei rilassato, sei più, più felice. Io vedo che la gente mm. quando esce di qua è proprio, viene un po' imbronciata, esce. Stressata ed ed esce anche, no? giusto? giusto sì. Arrivi stressata ed esce sì, invece, sì, esci sì, senza un sì, pensiero. Sì. <ride> Poi studiando praticamente. Eh, la postura, come diceva lei, perché la danza comunque è unica, poi cambiano certo. le discipline, ma il concetto è sempre quello. Eh, postura, eh, gambe, testa. Eh, diciamo che molte persone, quando entrano, entrano tutte introverse, tutte anche, anche a livello posturale, entrano tutte come se entrassero in punti di piedi, escono... Che stanno belli dritti, ma non escono la prima lezione, cioè, comunque, il ballo ti dà anche una sicurezza in te stesso, mm. fondamentalmente, eh, perché comincia a scoprire cose di te che magari prima non sapevi e dopo, invece, vengono fuori. Vengono fuori, certo. Allora, sì, si sì, comincia sì. a lasciare Madalin, sì. allora. Madeline, allora. Consiglieresti ai tuoi amici la Stardance Academy? Assolutamente, eh beh, assolutamente. Forse, certo. ci lavoro. Eh certo, eh beh. <ride> eh, no veramente, è un ambiente, eh, detto, premesso è un ambiente, un ambiente spazioso, spazioso okay. e si conosce tanta gente e beh, certo. soprattutto dato che ci sono anche molte attività, tranquilli anche le mie, uno ha varie, tanta scelta. Certo. Non vuole fare una cosa, va a finire magari su un corso. Non vuole fare quell'altro corso perché magari ha passato un annetto, si è stufato. Finisce in quell'altro corso. C'è tanta, tanta varietà, mettiamolo così. Anche perché, Antonio, qui noi stiamo trasmet trasmettendo la trasmissione da una delle sale dove no? Sì. All'interno della struttura, peraltro, è una, be una bella struttura sì. grande. Quante sale ci sono? Abbiamo tre sale, ah. eh, dove in una di queste, appunto. Fa lezione Madalin, che ha tutta l'attrezzatura per quanto riguarda il fitness, eh, valutazioni posturali, ha tutto quello che serve, anche se predilige il corpo libero, mm -hmm. fondamentalmente, certo, quindi ma... non è una, una palestra vera e propria, una sala, ma è attrezzata, ma sono tutti i corsi eh, a corpo libero. E abbiamo un'altra sala al piano superiore. Eh, e niente la recepciona eh, anche il, il fior di anche il mini bar di bambino piccolo... capito? Piccolo, punto eh? di ristoro quali sì. servizi pre e eh. post bravissimi eh? sì, al posto della Lezione. macchinetta abbiamo eh messo certo. uno prima di venire a ballo se fa una bella bevutina di cioè, qualcosa un caffè bello. dopo cena tante caffè, porzi, Il caffè. Secondo, eh, eh, <ride> secondo me secondo se va più non sul pesante una, una d'acqua no, no poi acqua ce n'è poca mi acqua, so, acqua so, poca sì, eh sì. capito al bar, <ride> Luca ce n'è poca di acqua c'è qualcos'altro per Luana c'è la brasilera quindi volevo dire troviamo di tutto di più è vero poi volevo fare una, un accenno sì, sì. per quanto riguarda i nostri prima della pubblicità l'ultima lì sì. poi passiamo alla linea alla regia sì, no, volevo sì. ringraziare eh, comunque Andrea in primis perché lui diciamo che è nato con noi fondamentalmente tu ci sei dal primo anno questo questa è una cosa che non vi avevo detto ah, che, va eh, eh. che va sottolineata ah, e non ci ha mai abbandonato dal primo anno da quando abbiamo aperto nel 2009 o sei venuto nel 2010 adesso però era quell'anno lì sono tanti, son tanti anni, Andrea. ho eh? sì. pensato a questa cosa. Eh. Eh, eh. Vuol dire che ci trovate bene, sia lucida. Eh? Sì. Sì. eh beh, sì. dai, una bella sì, struttura. Sì. No? E eh. poi un altro ringraziamento lo devo fare a Benedetta perché voi non lo sapete, ma io quando ho iniziato a insegnare, insegnavo nella sua struttura. Ah sì? Esatto. Ma tu pensi, adesso sono invertite le parti. E adesso ci siamo invertiti. Ho eh. insegnato da lei per 3-4 anni ah, nella capito? sua struttura a Perugia. Eh, quindi lei ha aiutato me e noi ho aiutato lei, insomma è stato uno scambio. Bello, noi, bello questo scambio, no, anche, sì, no? Sì, sì, sì. Lavorativo. Sì, nel così. 2006. Eh, Addirittura? 2006? 2006. 2006. Sì. sì. Capito? 2006. Quindi se resistete così tanto vuol dire che vi ci trovate bene, dai. Se no, sì, eh? sì, sì. Dai. Oh, dobbiamo parlare dopo, adesso sì. prima... Della Rueda di Casino. De Casino sì. ne facciamo andare però poi vediamo questa rueda che sarà, e vabbè, sì, sì. è diretta. Eh? Eh? Sì, sì. Però prima di parlare della Rueda di de Casino e di vedere anche la dimostrazione. Io lo sì. chiamo maestro a questo punto sì. no? cintura nera. Eh, se, il quinto Danno, quindi per me maestro. Eh, dico bene, scusa Andrea, ma uso questo termine. Grazie. vuol dire, non è. Eh, cioè, e beh, è, la, è la verità, eh? Tu conosci per caso un altro bravissimo maestro, quello è il settimo Danno, eh? Ti faccio nome e cognome, però è il Jiu -jitsu, Massimo Pistocchi. Ah, si. Sì. Ah, oh, hai visto. Bravo. Ah, cioè, eh, se non sbaglio, è qui vicino sì. il Dojo. Bravo. Dojo, dojo bravissimo, esatto. Lui Jiu Jitsu, sì, settimo, settima cintura, mi sembra, no? se non vado vale errato. Sì, non, non eh. lo so, però eh. siamo conosciuti qualche anno fa, sempre perché, insomma, in, certo, il beh. mondo è un po' questo. E. Ecco, lo conosco per questo motivo. Bene, Tutto qui. allora adesso ripassiamo la linea alla regia per il secondo ed ultimo stacco pubblicitario. Grazie. Benvenuti nel mondo di UniWeb Campus, la rete all'avanguardia delle università digitali. Nel cuore di Bastia ti aspetta la nuova sede, uno spazio moderno dove l'apprendimento prende vita i nostri tutor esperti saranno al tuo fianco. Nel campus di Bastia, sede esami di tre prestigiosi atenei digitali, Uni, Pegaso, Uni Mercatorum e Uni San Raffaele, insieme alla Coding Factory Aulab troverai una gamma completa di opportunità formative, con ben 72 corsi di laurea e oltre 100 master. Un supporto costante verso il traguardo del successo, la tua laurea, un UniWeb Campus e il trampolino verso il futuro che meriti. Iscriviti oggi e rendi in realtà il tuo sogno accademico. Bene, eccoci di nuovo in diretta, allora Andrea adesso ci farai vedere qualche esibizione no? relativa alla tua sì. disciplina sportiva, che cosa più precisamente, che vediamo? Facciamo una piccola parte di Daruma Taiso che è una ginnastica antica quanto l'uomo, mm? eh? ma piccolissima parte, siamo un po' freddati <ride> e poi... E poi è una forma chiamata kata, kata superiore, kata classico, eh, a cui sono particolarmente affezionato, e sono una serie di tecniche coreografate da, dagli antichi maestri eh, nei secoli, si se sono sviluppate queste cose, e non sono altro che tecniche segrete, nascoste, dentro ai movimenti che io farò, alle tecniche che io farò. Bene, eh, allora, va bene? qua il microfono... Adesso ti posizioni lì in maniera tale che, che anche le nostre camere ti possano riprendere e vediamo questa esibizione di Andrea Papi. Bene, grazie Andrea, un applauso ad Andrea Papi, grazie Andrea, so che non era facile così a freddo perché capisco eh, eh, le difficoltà, però, eh, però abbiamo cercato no, di far capire un pochino quello che sì. alcune tecniche no, di questo sport. Ci tengo a dire che sì. è rivolto agli adulti, sì. donne e uomini naturalmente, ma anche e soprattutto ai bambini. Da sei anni a 90 anni. Dopo 90 anni, non, non posso. Non, non è consigliabile, <ride> ok? Eh, ci credo. Sì, sì, no, eh. il programma è gradualissimo. Certo, non ci sono problemi fisici. O oh, le ginocchia, le dita, no, non c'è problema. Tutto graduale, ci si arriva a tutti. Bene, grazie. grazie, grazie, Andrea. Veramente. Allora, Antonio, ritorniamo un pochino alla Star Dance Academy. Abbiamo detto che tra le varie discipline sportive c'è anche quella del rueda de casino. Ci puoi spiegare che roba è? Perché poi vedremo anche dei video, ma andiamo. Eh. Sì. Che cosa consiste? Allora, la rueda casino, de casino nasce a Cuba, praticamente. E stranamente uno associa rueda de casino come fare casino, ma non è proprio così. E il casino è, sono, diciamo, le balere a Cuba, dove si ballava appunto questa disciplina. Mm nei casini cubani e da lì nasce il nome Rueda dei Casino, Rueda dei Casino. La Rueda dei Casino è, un, è una, sempre salsa, fa parte del genere della salsa, dove viene ballato in cerchio, Rueda vuol dire ruota, e i ballerini praticamente eseguono delle coreografie, delle figure chiamate da un cantador, praticamente è colui che chiama le figure, tutti gli altri eseguono quello che eh, il cantante chiama, dove ci sono cambi di dama e, e si creano delle coreografie eh, che teoricamente per rendere tutto migliore si dovrebbe vedere dall'alto, perché si fanno dei disegni, si eh, creano delle, dei disegni che solo visti dall'alto può, può dare idea di quello che è effettivamente eh, il disegno fatto dentro la rueda. E' sempre quindi il genere musicale della salsa cubana. Diciamo che è la mamma della salsa, perché fondamentalmente la salsa cubana nasce dalla rueda del casino. Si estrapolano praticamente le figure che vengono fatte eh, appunto dalla rueda e vengono riportate poi nel ballo di coppia. Quindi. Diciamo così che la salsa cubana di coppia e figlia della rueda di gruppo. Perfetto, fatti. La rueda diciamo, io ho scritto, è una forma di ballo sociale esatto. al contempo di coppia e di gruppo. Esatto. dico bene? Sì. Perfetto. Perfetto. Beh, tirala anche questa, sì. ci ho preso, va. È diretta. Esatto. Eh? Allora, di Pamela invece abbiamo scoperto una, chi una chicca eh? a microfoni spenti. Che diciamo che, che tu questo lo fai per passione, no? Il ballo, il reggaeton, ok? Va bene. Però nella vita quotidiana normale. Uh -huh. Che cosa fai? E la truccatrice delle spose. Hai capito te? La truccatrice <ride> delle spose. Esattamente. Eh, quindi tu vieni qua, sì. insegni, trovi la coppia, chi non si sposa? La famiglia te, che fai da trucco. Il trucco. E eh, quindi completi <ride> l'opera, insomma. Com eh? Il Servizio completo, ecco. Eh, e come mai è data anche questa passione per... Eh? Il trucco mm. per le spose. In realtà è una cosa che ho avuto sempre, eh, da quando sempre ero piaciuta. piccola, esatto eh. insieme al ballo ovviamente. Insieme al ballo. Eh, in realtà il primo corso che ho fatto è stato quasi otto anni fa e volevo semplicemente rendere belle le mie amiche, mia madre e nato tutto così. Dopo sì. mi sono del, innamorata del mondo Wedding, e ecco ho truccato anche a diretta, penso, ma tre volte. Sì, è stata brava diretta. Bravissima, sì? Bravissima. Eh. speciale. Sì. Ma Antonio mica l'ha colpito il trucco qualcos'altro? <ride> eh? Antonio, ma un trucco? A eh, <ride> me mi ha colpito lei anche eh? senza trucco. Senza però... trucco, quindi <ride> c'era bisogno. Brava comunque, ma bella perché non no, ci si, si dedica. Eh? Bravissimo. Eh, quindi, passione molto per bello. il ballo, truccatrice per le spose. È molto bello, sì. Molto bello. Sì, sì, sì. Ah. Luana, allora, vediamo un po' che possiamo dire di questa Star Dance Academy. Eh? Tutto bene, tutto a posto. Beh, se Senti, ma quali sono le maggiori difficoltà nell'insegnare la salsa o la baciata? No? Quali sono quelle, le, le difficoltà? Quando uno non ti segue su quello che gli, dice, che gli dice di fare? Beh, se non presta l'attenzione è un po' difficile per me spiegarlo. Certo, no. è chiaro. Eh, quindi ci vuole attenzione, costanza anche costanza, nel fare le cose. Costanza, Assolutamente, sì. Eh? sì, sì quante sì. volte io chiamo, faccio allenamento, no? per così, mm. quante volte fate i corsi di salsa e baciata? qui all'interno della Star Dance Academy? Eh, ci sono due volte a settimana per ogni, mm. mh, per ogni gruppo. Ogni gruppo, sì, okay. diciamo, sì. Poi fate sì. anche lezioni in, individuali? Sì, per chi volesse ci sono anche le, le lezioni individuali, dove si può di sicuro migliorare. Certo, individualmente mm. forse è più semplice, anche perché l'attenzione no, Antonio viene posta maggiormente, no? non si è disturbata. dal singolo. Dico bene? Sì. Al singolo. E una lezione, scusa, eh, privata, individuale quanto dura? Sempre un'orezza? E... Sempre un'ora, un sempre eh? un'ora, sì. Okay. Sempre un Quindi un'ora serve per, per cercare no, di muovere i primi passi. Un, per, per un principi per principiante, un principiante eh, poi se è un, facile, se eh, un principiante eh, comincia eh, da zero, comu comunque ci riscaldiamo, nell'ora è compreso anche il riscaldamento. Okay. E poi cominciamo con i primi passi di salsa e baciata. Se qualcuno ha qualche richiesta particolare, ma quello principalmente ce l'hanno già chi è avanzato, un intermedio, un avanzato, un avanzato. Eh, diciamo così a livello superiore, superiore che mi chiede proprio espressamente vorrei fare questo anziché quest'altro mentre un principiante che viene a fare una lezione privata perché magari forse la sera non riesce a, ad avere tempo per venire a fare le lezioni eh, lo conduciamo noi su un percorso di salsa e baciata eh, dall'inizio fino a quando dopo non diventa bravo. Certo. Certo. O quantomeno ci proviamo. O ci pro eh, vale, è, chiaro, è chiaro. Ma i passi della salsa e della baciata, no? Sì. Sono chiaramente sono diversi. Sì, sono diversi. Sono diversi. Sì. Eh, ok. Eh, poi li vedremo, insomma. Certo. Ma le maggiori difficoltà nella salsa e della baciata, nella baciata quali possono essere? Allora, nella baciata, no, difficoltà nella baciata bisogna dire che la baciata per come la intendiamo noi, cioè la baciata, quel ballo che ho detto prima, mm. romantico, è molto semplice, quindi le difficoltà fondamentalmente non ci sono. Diciamo che sono più una questione di interpretazione musicale la difficoltà, ma come anche in salsa. Differentemente nella salsa è un pochino più difficile in quanto essendo che balliamo su otto tempi, eh, devono batterne sei. Dopo lo vedremo, eh, quei due tempi di pausa alle persone, specialmente principianti, gli viene un po' difficile mantenerlo, mantenere il da tempo te, su quello. Cioè. Sì. Ecco, questa è la, è la difficoltà la maggiore la per un principiante. Più si va avanti, e più le difficoltà sono proprio a livello posturale, braccia, linee del corpo, quadratura, insomma parliamo di cose tecniche prevalentemente. Certo. Invece su un principiante è proprio. Tempistica. E devo dire che anche su un avanzato molte volte il tempo. Eh sì, eh, eh, perché eh, il tempo è la eh, parte, parte, parte più difficile: è la parte più difficile andare a tempo sì, con la musica. Sì, co eh? sì, è molto più difficile. Molto più essendo difficile. una musica abbastanza gezzata quindi eh. non, è, non è facile per è, tutti, certo. certo. Chi c'ha certo. l'orecchio assoluto? Certo. Senti. Noi abbiamo parlato alla Start Dance Academy. Va bene? Abbiamo dato chiaramente, abbiamo portato a conoscenza questa struttura che è situata qui a Ponte San Giovanni, in Via Belucci, lo dobbiamo dire. Il tuo staff, il tuo staff abbiamo visto che non è tutto qui. Non è tutto qui. Però no. vogliamo menzionare anche chi non è potuto essere presente per impegni lavorativi, personali, familiari, perché è giusto ricordare anche, no? Chi mancava? Mancava la se non sbaglio la Chiara Bellezza, Che l'abbiamo sì, 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 poi, eh. poi abbiamo i nostri collaboratori, collaboratori. un'altra un, un istruttrice che insegna con noi, si chiama Luisa Grassi che salutiamo, okay. e, che insegna con me, che lei lavora purtroppo adesso. Ma sempre salsa e baciata? Sempre salsa e baciata. E quanti collaboratori Hai? Cioè, allora, sì, cioè, va dal... parecchie, parecchie. Eh, Luana? Sì, c'è cioè, cioè, eh. in primis mia moglie, Beh, poi c'è certo, eh, Luana, sì, eh. Luana c'è questa Luisa, poi abbiamo un altro ragazzo che comunque lavora, eh, che si chiama Antonio, eh, sempre Antonio, mm. è calabrese anche lui, lui. <ride> siamo tre Antoni no, calabresi. Generale, serio, tre calabresi. Esatto. No. Eh, va in Calabria hanno finito i nomi. Oh, hanno e poi, e, 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 Luca, poi lui è originario proprio... la mezza terra è come me. Sì. C'è neanche a fare po', sì. hai capito? Sì. sì. E mica se andate a Umberti, a me a me. No, siete a me, sì, sì, sì. sì. Eh. E che insegnerà eh. appunto per i corsi estivi, ci sarà lui, insieme eh. a Luisa, che... Eh. Incominceremo adesso a febbraio i corsi estivi eh. per i principianti. E... Pamela è qui, sì. Moi, Ramir che insegnano loro, insegnano ah. baciata. Ah, sì, sono eh. due istruttori che insegnano baciata per i principianti. E... Beh, vabbè, po' che tutte queste sì. persone. Eh? Benedetta, Benedetta è la sola, c'è c'ha la danza lei, del, ventre, lei nessuno, del ventre, nessuno la può disturbare, perché esatto. Benedetta è lei, è unica. Esatto. Danza del ventre e di Benedetta, esatto. giusto? Sì. Ok. E chiaramente per. con tutti questi corsi che fate non, non vi sovrapponete, nel senso, vuol dire... No, abbiamo eh, due sale, abbiamo tre sale, insomma, riusciamo a gestirci a anche con gli orari, insomma, no, no ci incastriamo è abbastanza È organizzata bene? bene. sì. Sì. Mm. sì. Senti, noi dobbiamo salutare un'amica che abbiamo in comune. Sì, che io poi ho avuto il piacere, no? Ero con lei quando ci siamo e sentiti. Quando ci sì. siamo sentiti, che è Rossella che peraltro sì. ha frequentato anche Sì. Qui la tua grande madre, amica tua anche di, di Luana. Ah, sì, la Rossella, sì, sì, Ma sì. era brava la Rossella, no, molto Ros brava, molto eh? brava. Molto eh. brava, ha fatto anche le gare. Sì, sì, sì. sì. Che mm. noi facciamo anche competizioni. adesso e... sei data al padel, lo sai? Questo non so se lo sapevi, no, te lo dico eh, io. Sei da dal padel, adesso rimane dal padel, capito? Tutti adesso eh? apriamo qui un sì. campetto eh, eh, padel. E conviene, conviene no. vero? No? La salsa padel. Salsa padelle, sarebbe eh, carino, no? Eh, a ritmo brava, a ritmo è fare il padel. Sì, Comunque sì. no. Eh, Mi ha, eh, sì, eh, ha detto padre. altrettanto di te: eh. ha detto che avuto un ottimo maestro, insegnante. Oh, Un'altra recensione: <ride> una di quelle che oltre a quelle che abbiamo già letto. Sì. Eh. La salutiamo, eh, gra eh, grazie. Rossella, anche a Rossella, eh, ex collega. collega, io, ex collega, perché adesso in pensione. Ah. Lei ancora lavora, deve Quindi, lavorare. Ancora la io, sono ex, ex collega. collega. Okay. Okay. Esatto. <ride> allora, diletta. I punti di forza della Star Dance Academy, ricapitoliamoli. Allora, eh, al primo posto metterei la Bravo, professionalità, bene. la disponibilità anche appunto di tutti i collaboratori che ne fanno parte, bene che grazie a loro, anche grazie a loro, riusciamo a, a seguire in questo bel percorso tutte le persone che si avvicinano sì. a questo mondo, e il divertimento, l'ambiente familiare. E Penso di aver detto, detto tutto. Detto. Eh? Qualcosa manca. Oh. Benedì, vogliamo aggiungere qualcosa? Non manca niente. Oh, sulla Star Dance Academy? Il microfono. Penso, sì. okay, che vuoi dire? È che... Venite alla Star Dance Academy perché trovate... Uh, un posto gioviale dove divertirvi e passare dei bei momenti di serenità e eh, di convivialità. Ti ecco. sei dimenticata una cosa, perché sono la più brava istruttrice di danza del ventre. E <ride> sì, eh, Non hai detto: siamo anche cattivi, eh. Eh, non è solo cose belle, siamo eh. cattivi, pretendiamo. Eh. Sì, è vero, ah, cioè, è, beh, chiaro, è chiaro, è eh, chiaro. Bravo, non è che sono divertivi, eh, non è che non divend... giustamente a cioè, divertirsi insomma, viene perché. Sì, deve, è vero, deve, ma trovare... ci teniamo tanto che certo. comunque si impari a ballare. Certo, deve sì. uscire. Eh, deve uscire no, la, no, il ballerino, il... Il, ballerino certo. il ballerino deve uscire, sì. Certo, per la danza del ventre, lo so, mm. assolutamente sì. Mm. Sì. Però ecco, ribadisco quello che ha detto prima Antonio, che sì. stiamo vivendo in una società eh, in cui pensiamo di stare meglio, invece si è tanto stressati da, dal correre, bravo. dal eh, lavorare. Vita, pure, bravo. Eh, ecco, certo. eh, così. qui eh, trovi l'ambiente in cui la danza ti scarica da, da tutto questo. Bene. È importante Bene. perché veramente. Nella danza si possono trovare dei grossissimi giovamenti. Certo. Antonio diretta, ma perché queste danze caraibiche, no? Mm -hmm. Sono per lo più fatte, esercitate mm. da donne. Uh, sì, gli uomini va, ma mm, no. ci, sono anche, mm. ci sono anche uomini? Cioè, è, pieno, sì. è, pieno, ah. è pieno, è pieno, come? è ah, pieno, è sì. pieno perché è pieno di donne. Eh. Ah, eh, eh, ecco nel senso. Ecco nel senso, eh, nel, senso nel senso. No, no, eh, le eh. donne sono sempre eh. state più propense fin eh. da quando sono... La donna è sempre l'elemento tra i Sono eh. bambine. Nel male, no? Come c'è questa cosa che eh. i bimbi i maschietti vanno eh. a pallone, le femminucce eh. vanno a danza, no? Quindi comunque eh, è inutile negarlo, però è sempre stato così. E comunque sono sempre più predisposte nella danza. Okay. Okay. Devo dire che il settore caraibico, ehm, è, diciamo da che ne so, dieci anni a questa parte, anche qualcosina prima, eh, racchiude anche un grande numero di, di uomini, cioè nel senso li porta, gli, eh, le persone vedono che, nel, nel, che riescono, quindi nel momento in cui vedono che riescono... Gli piace, si appassionano, magari vengono perché trascinati dalle compagne, dalle mogli. <ride> e poi sono quelli che si appassionano di più eh certo. dopo, perché fino a quando non lo provano. Noi fortunatamente abbiamo eh, una bella una parità, una parità di... Di iscritti, sì, sia uomini che donne. Direi lei, lui è un birboncello, sai, perché? perché ha messo collaboratrici belle capito. Capito? Eh, che attraggono, e <ride> eh, dopo certo che gli iscritti aumentano. Eh, certo. Eh, capito? No, no, no. no, <ride> certo, certo. no Adesso, a cioè, parte questo, ma veramente devo farvi i complimenti perché ho avuto modo di, di vedere questa struttura e devo dire che c'è oltre alla passione ci sono anche i sacrifici con cui uno fa le cose perché chiaramente niente viene dal niente. Esatto. Giusto, Antonio? Giusto. E quindi volevo dire la passione sì, ma se dietro non ci sono altre cose difficilmente no, esatto. riusciamo a ottenere quello che è. Il tempo vola, siamo buona, nella, buona. nella parte finale sì. e dopo adesso i nostri amici telespettatori, come promesso, faremo vedere dei passi no, di salsa, baciata i di reggaeton perché sì. eh, questo è importante, se no... no. Certo. ok Luana. Siamo alla fine, hai visto? Okay. Eh? È passata velocemente quest'ora e mezza. Che è abbastanza come sei stata? <ride> Molto bene, oh, hai visto? Eh, Siamo trovati bene, sì. Benissimo, Beh. benetta? Benissimo. Ah, già dobbiamo, Dopo c'è anche la, la danza del ventre da far venire. Esatto. Con un costume anche particolare, direi. Dico bene? Eh, sì. Eh, mentre per la salsa baciata non c'è bisogno, poi metti i jeans, eh, sì, puoi, puoi ballare la danza comunque. del ventre ha un suo costume particolare e lo scopriremo. Tra poco allora, tanto passiamo di qua. Andrea, Andrea, grazie, grazie per la presenza. Grazie, eh, le... bocca al lupo per Viva innanzitutto il lupo. per la tua vita sia professionale che quella, diciamo, no, sportiva. Che esatto, sì. Ok, sì, continua, continua così. L'insegnamento è la cosa più importante. I valori sono quelli, no, importanti. Che abbiamo detto all'inizio. l'hai detto quindi. Sì, Pamela, la nostra Pamela Sanchez, Ecuador, esatto. da dove? Di dove? Guayaquil. Guayaquil, sì. hai capito? Guayaquil, sì. eh? Che sei schessa, ragazzi? Eh? Mucho calor. Mucho calor, <ride> eh? Che <ride> te pare, danza caraibica, mucho calor, hai capito diretta. Perfetto. C'è di tutto di più. <ride> Facciamo allora, anche lezioni e... poi di spagnolo. Pamela. spagnolo? Spagnolo o portoghese? Eh, spagnolo, spagnolo, spagnolo. Spagnolo, perfetto, spagnolo. <ride> Bene, grazie anche a te, Pamela. A te. Come per sei te. stata? Benissimo. Perfetto, vi ho messo a vostro agio? Assolutamente. Adesso sì. eh, mi fa piacere. <ride> Molto divertente. Grazie. Oh, questo. <ride> bene. Anche a te, migliori auguri. Grazie anche a te. Mi raccomando, trucca più <ride> spose possibile. Ma lì <ride> che sono sposa spose, sono più matrimoni. Eh? Va bene? Lo farò senz'altro, Ok, diretta. Grazie, grazie <ride> veramente per l'ospitalità, <ride> per la presenza. Grazie. grazie, eh, grazie a voi. Un augurio che questa Stardance Academy possa ancora crescere di più sempre di più giusto? <ride> giusto, eh? giusto. Noi, noi ce la mettiamo tutti e noi un no? piccolo contributo con questa <ride> trasmissione l'abbiamo certo, sicuramente certo, dato, certo. te lo dico va bene? Cioè mia, va sorella, mia sorella che mi ha scritto dice allora voglio, voglio venire ecco, quando a ho detto sì solo che è un po' lontano sta un po' bandino capisci quindi mm, insomma certo. eh? non è tanto. però vedremo un attimo Beh, aspetta a te, non è che ti salto, te no, lascio. No. Ecco. Te lascio. Eh, certo, è il padrone di casa ospitale Grazie, grazie anche a Benedetta. Grazie a voi. Adesso poi ci farei vedere questo bellissimo assaggio di danza, danza del ventre. Sono curioso, eh? Sì, sono curioso, sì, sono curioso perché l'ho vista, ma l'ho vista così, non ponendoci tanta attenzione, capito? Perché anche io ho girato Marocco eh, come turista e ho assistito anche a delle serate, no? della danza del ventre allora Luana grazie anche a te per la partecipazione grazie a voi eh, bene bene, molto bene mm, va bene quindi ci ritorniamo assolutamente oh, bene. quando vuoi Beh, oh <ride> bene allora grazie ad Antonio Antonio io grazie ringrazio a te. veramente grazie per l'organizzazione per l'ospitalità e volevo dire alcune cose io ho scritto queste cose qua la Star Dance Academy è una grande comunità in cui potrai trovare nuovi amici con cui allenarti, istruttori qualificati e un ambiente ideale. Star Dance Academy sceglie la professionalità e il divertimento. Può andare esatto. bene? Può andare bene. Esame superato di letta? Superatissimo. Sì. Eh? Sì. Sì. Diciamo e che poi hai scritto tu. L'ho scritto io. Sei un poeta. Gra <ride> no, è un messaggio importante certo. per far capire sì. che qui... Oltre che il divertimento, la professionalità, però troviamo anche istruttori qualificati, sì. l'abbiamo detto okay? e soprattutto un ambiente ideale per poter fare queste cose, Antonio, perché l'ambiente esatto. è la cosa più importante. Esatto. Se non si trova bene, non ci ritorna. Esatto. Eh? Eh già. Io ti ringrazio veramente. Grazie a te, grazie a te. Eh, che vi dico? Altra puntata, la ventunesima di Panorama Xen, che termina qui, vedremo adesso i balli come promesso. <ride> Potrete rivedere adesso. Io adesso ha studiato, ha preso sull'ultimo esame 29, se non sbaglio il nostro cameraman, quindi è stato bravo. Complimenti. No, perché ogni tanto lo perdiamo, nel senso che deve studiare, capito. Eh, certo. E io ve lo chiedo: ma com'è andato l'esame? E oh, lui 29, 30, capito? Eh, quindi volevo dire: che gli posso dire? È, è già lui, è assente, giustificato qualche volta. Beh. Allora potrete vedere questa bellissima puntata. Trasmissione serata in replica quando? Venerdì alle ore 16:15. Studia <ride> poi sabato mezzanotte. bravissimo. Mezzanotte, poi lunedì mezzanotte. alle 16:15, lo promuoviamo diretta. Eh? Sì. Va bene, oltre che sui nostri social anche diretta streaming su www.retesole.it sul canale 11 per la regione Umbria Rete Sole, canale 110 per Roma e provincia. Di Roma. Benissimo. Grazie, grazie al nostro regista Gianluca, sempre preciso e puntuale, al nostro cameraman. L'appuntamento è per martedì, giovedì prossimo, scusate, giovedì prossimo, con eh, una nuova <ride> puntata della trasmissione Panorama Xen. A tutti, una cordiale buona serata. Puedo ser yo mismo sin detenerme ni un segundo, contigo puedo naufragar en un mar de placer, puedo dejar volar mi imaginación, contigo puedo hacer lo que me venga en ganas, aunque me cueste caro Una locura que me envuelve, una belleza que deslumbra, un corazón sin armadura y una limpia razón para decir que sí, cuando bajas me hace falta, cuando me siento solo, tú siempre estás ahí. Siempre sí, tu respuesta es sincera, regalando tu encanto, mujer, viviendo a tu manera. Contigo siempre sí, sin demora la vida, sin demora sentir, sin demora los años que pasan sola en la carretera. Siempre sí, nunca no, aunque la gente hable. Aunque se acabe el mundo Contigo siempre así. Aunque nadie te entienda Aunque muchos prefieran decir Que eres pura cualquiera Contigo siempre sí Sin temor a la vida Sin temor a sentir Sin temor a los años que pasan Sola en la carretera Siempre sí Nunca no

Mami te <coughs> gusta mi sandunga, seguro. Verás cómo retumbar, seguro. Lo tú te retumba el bajo duro y todo el mundo va.